Questa settimana a soli 49 centesimi al chilo, patate locali bianche, rosse e gialle, l'orto del Casale, freschezza e bontà a chilometro zero. Ti aspettiamo nei mercati di Rivanazzano Terme, Viguzzolo, Casal Noceto e Volpedo. Ermal Meta e Fabrizio Moro hanno vinto la 68esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Non mi avete fatto niente. Ma i cittadini saranno favorevoli o contrari a questa vittoria? Andiamo a scoprirlo. Ma guardi, io non l'ho visto Sanremo, quindi non le posso essere di aiuto. Però penso che siano dei ragazzi che abbiano cantato bene e abbiano delle buone ragioni per aver avuto il successo, ecco. Come mai non l'ha visto? Ma perché Sanremo non mi è mai interessato come spettacolo in sé, e quindi solo questo. Io sono favorevole. Come mai? Mi è piaciuto il pezzo, l'ho trovato molto interessante, secondo me se lo sono meritato. In generale un giudizio su questa edizione del festival? A me è piaciuto, innanzitutto perché mi piace molto la Michelle Hunziker, perché è una presentatrice molto brava, Claudio Baglioni altrettanto, è un artista molto 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 bravo. Mi è piaciuto, rispetto agli altri anni mi è piaciuto molto di più. Se dovesse immaginarsi un Sanremo 2019 nuovamente con Claudio Baglioni? Sì, sì, io lo guarderei volentieri, lo riguarderei volentieri. Favorevole, ma non li ho visti e non so chi siano, eh. Come? Non sa neanche chi sono, no, i due cantanti. Assolutamente, mai sentiti nominare. Come mai non ha guardato Sanremo? Invece 15, 16, 17 milioni di persone sì. Di calcio. Solo calcio in TV. Solo calcio in TV, sono... o magari qualche serie, ma Sanremo zero. Sono rimasto al 1966 quando c'erano gli Yardbirds.